è un programma offerto da Orogel, buono per natura. Arte con Selice. È da qua che partono le nostre nuove puntate di Vidi Blu. Vi do il benvenuto e così insomma, in apertura della nostra puntata vi ricordo quali che sono i canali e gli orari di messa in onda. Il canale 14, canale principale della nostra rete, ovviamente per la Romagna, mentre per la zona del Veneto il canale 99, 606 per l'Emilia. Il 603 per la Lombardia, prendo fiato perché c'è anche lo streaming, quindi tranquilli. Ovviamente vi sintonizzate sulla rete www.teleromagna.it, avete l'opportunità di seguirci ovunque voi vi troviate, ma c'è inoltre anche il circuito 100 TV, quindi se andate a sbirciare quella che è l'emittente della vostra zona avete l'opportunità di seguirci comodamente nelle vostre case. Ovviamente siamo ospiti di Valeria Cerruti, questa artista fantastica che ringrazio sin d'ora per averci dato l'opportunità di registrare all'interno della sua casa appunto queste fantastiche puntate. Vedrete insomma durante la nostra messa in onda quelle che sono le immagini fantastiche, ogni oggetto è magico, ve lo assicuro. E allora adesso partiamo subito col primo videoclip della giornata e noi ovviamente, perché ci sono anche loro pronti con i loro collegamenti, siamo pronti per incominciare la nostra giornata. Vai col video! I hold you, I touch you, in a maze can't find my way. I think you
E ciao a tutti! Noi qua siamo in compagnia della buona musica e da questa giornata fantastica, piena di sole, piena di sorriso, mandiamo un super salutone, un maxi abbraccio a Letizia Casadei. E a questo punto approfittiamo anche per presentarci, no? Direi proprio di sì. Noi siamo Flavio e Oscar e rappresentiamo il duo Magnetic Antiope. Venite a scoprire perché. Ciao! Insomma, il collegamento di BD Blue continua da qua, da Conselice, e sempre in un'atmosfera fantastica. Potrete vedere, insomma, delle immagini dove c'è anche gente, la nostra padrona di casa che sta lavorando, ma ovviamente tutto questo è fatto, insomma, un po' live. Ciao Valeria! Ciao, ciao. E allora, invece, noi continuiamo, siccome noi ci troviamo in Romagna, io adoro la mia terra, voglio regalarvi queste immagini. Eccole qua. Tradizione. La provincia di Forlì, 50 comuni, 535.000 abitanti, 88.000 addetti all'industria, 53.000 all'agricoltura, 74.000 alle attività terziarie. Una provincia che negli ultimi 10 anni, attraverso difficoltà e ostacoli, ha portato avanti un processo di sviluppo economico e di ammodernamento che si rivela anche al primo sguardo superficiale di chi attraversa le sue città o di chi ne percorre le grandi vie di comunicazione. Ai lati della via Emilia è un susseguirsi di terre coltivate con la cura e la passione proprie di un'esperienza tradizionale e di un profondo amore per la terra. E fra i campi e i frutteti, decine e decine di piccole industrie legate all'economia locale, frutto dell'iniziativa, del capitale e del lavoro dei romagnoli. Abbiamo di fronte i risultati, forse disordinati e squilibrati, ma certo rilevanti, del periodo di cosiddetto boom che ha caratterizzato l'espansione più recente della provincia. Fabbriche di piccole dimensioni per la trasformazione dei prodotti, imprese artigiane nella maggioranza dei casi, il risultato della stretta collaborazione tra enti e piccolo capitale locali, al di fuori di grossi interventi finanziari esterni. Qui i romagnoli, si può ben dire, hanno fatto tutto da soli. Quando il grosso capitale, pubblico e privato, è affluito nella provincia, esso si è concentrato in poche imprese di grandi dimensioni. Prendiamo un caso molto significativo. L'Arrigoni con il suo nuovo stabilimento di Cesena, un complesso costato 6 miliardi, di cui 2 investiti dallo Stato. Uno stabilimento esemplare, si direbbe. Ma quali risultati? Sul piano economico, scarsi benefici per la provincia da parte di un'impresa che dovrebbe trasformare i prodotti agricoli della Romagna e invece opera fuori dell'area provinciale. Dai contenitori al contenuto, tutto viene acquistato sui mercati depressi di altre zone d'Italia. A Cesena ci si limita a etichettare il prodotto finito. Sul piano sociale, aumento dello sfruttamento e licenziamenti. 171 solo nel mese di marzo. Per questo abbiamo voluto presentarvi queste fabbriche quasi fossero vuote e deserte. Per la grande industria privata, gli operai non contano, sono solo un fattore di produzione. Ma c'è poi anche il deserto e il vuoto effettivo, non appena ci si addentri nell'entroterra. Le fabbriche, le fornaci, le miniere abbandonate, magari dopo pochi anni di attività. Lavoro e capitali dispersi e gettati al vento per la mancanza di una politica economica coordinata e sostenuta. Thank you.
grazie. Ciao Letizia, facciamo un saluto in movimento perché non ci riusciamo a frenarci ascoltando questo ritmo che spero non si senta tanto perché è una delle novità di Extra Liscio. Mandiamo un saluto a BD Blu, da Moreno, Zorro e Mirko con la papalina. Ma che sono io? Mirko chi? Allora vediamo un po', descriviamo. E mi innamoro della mia pasta asciutta al pomodoro. Fermiamoci qui però, basta. Perché, allora, pensa, abbiamo una fisarmonica che va. Senti. C'è un suono molto folk. Allora, noi ti salutiamo i tuoi ascoltatori dallo studio San Piero. Studio 5 di San Piero in Bagno. Riparte. Senti che roba, Adesso quando sta per iniziare la canzone stacchiamo il collegamento. Ah, questo è il finale, quindi sfumiamo. Ciao a tutti, ciao Letizia! Anche se è già passato. BD Blu. Sai che c'è una canzone? BD Blu. Ciao! Se voglio rotolare senza freni e mani in tasca fino qua, voglio rimanere a galla, voglio masticar la gomma dentro al sacco mille fiori di città e ritrovare nel silenzio che interrompe il cielo e ricolora i tuoni e quel pensiero dal sapore del cioccolato mi riporterà fin qua. L'anima, ma la tua anima ancor questo non lo sa, e accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età. Una bolla da scoppiare, la mia barba da bruciare, la fermata più vicina è questa qua. Il singhiozzo non dà pace, piano piano alzo la voce, ecco il treno è già partito e se ne va. E quella notte misteriosa si incammina per le scale e guarda fuori. Fuori dal tempo circondato dalla nebbia il mio vagone se ne va. Io vorrei rubarti l'anima, ma la tua anima ancor questo non lo sa, e accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età. Io vorrei toccarti l'anima e dire al vento di portarti via di qua, nel lungo mare di cemento dentro al bar che non ha tempo e mai ne avrà. Che interrompe il cielo e ricolora i tuoni e quel pensiero dal sapor del cioccolato mi riporterà fin qua. Io vorrei rubarti l'anima, ma la tua anima ancor questo non lo sa, e accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età. Io vorrei toccarti l'anima e dire al vento
sono dentro un bar che non ha tempo e mai ne avrà. Nel lungomare di cemento, dentro un bar che non ha tempo e mai ne avrà. Sul canale 14 per quanto riguarda la Romagna, mentre se insomma vi trovate in qualche altra zona dell'Italia, ovviamente trovate tutte le indicazioni e le informazioni sui nostri social BD Blu, Letizia Valletta Casadei, e poi ognuno dei nostri interpreti ha il suo sito e il suo social, quindi andate, seguiteci, sbirciate, informatevi, così che possiamo allargare anche la nostra famiglia. Andiamo avanti con un po' di musica e un po' di ballo, perché non possono mancare nel nostro programma televisivo. Yeah.
queridísimo Leticia Casadei y a su programa Vidi Blue. Nos vemos ahí. Buonasera, ciao a tutti dalla meravigliosa piazza di Sorrento, piazza Tasso. Eccola qua, come vedete c'è ancora il maestoso albero bellissimo di piazza Tasso da Sorrento. Vogliamo fare un saluto agli amici di Bidi Blu, a Letizia, di buon anno, i migliori auspici per la sua trasmissione, e a tutti gli amici che seguono sempre la nostra rubrica. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a ogni cosa nuova che faremo. Benissimo, allora con questo meraviglioso scorcio di Sorrento vi auguriamo anche buon lavoro, perché tutti collaborate per queste belle cose che farete insieme. Ciao, auguri, alla prossima da Sorrento, piazza Tasso. Già riempie la sala del Teatro delle Palme, ci siamo, il grande giorno di Capodanno, il grande giorno del concerto di Capodanno dell'Associazione Noi per Napoli, o meglio del tenore Luca Lupoli, del soprano la divina Olga De Mai e quest'anno anche dell'attore Patrizio Rispo. Luca, un'esperienza che giunge al suo terzo anno. Sì, infatti, una terza edizione del concerto di Capodanno, siamo pronti a esibirci nei generi che spaziano dall'opera, operetta, canzone classica napoletana, al musical, le canzoni dei film, insomma abbiamo veramente una grande, diciamo, un grande desiderio di esprimere al pubblico le nostre emozioni, le nostre passioni con questi generi musicali. Olga De Maio come una regina qui a Napoli, come a Vienna. Esattamente, il concerto vuole appunto riprendere un po' i fasti viennesi e questa mise proprio è d'introduzione per un valzer importante. Un valzer importante prima del quale ci sarà un intervento altrettanto importante, come del resto per tutta la serata, quella di Patrizio Rispo. Faccio un po' da padrone di casa, faccio da tramite tra gli artisti e il pubblico, festeggiamo insieme questo primo dell'anno. Ci augureremo le cose migliori, ma la cosa fondamentale, ci auguriamo di dar peso alle parole, di goderci noi persone, sentirci, ascoltarci, essere felici, perché le parole hanno perso senso, è vero, solo chiacchiere. Invece quest'anno vediamo di fare i fatti. Abbiamo il soprano Olga De Mai, il tenore Luca Lupoli, l'altro tenore Lucio Lupoli, il baritono Marco Cristarella Orestano, e poi abbiamo il maestro concertatore, direttore d'orchestra Nicola Capano, che dirige il coro polifonico Fredreo. Abbiamo l'ensemble Noi per Napoli, questo coro. Ma dove stavate? Mi stavo qua dietro, dove stavate? Non lo so. Tutta questa gente qua, il coro. Eh sì, se non è coro. Avevo pensato che era il pubblico, infatti dite non è che ci stava, perché stavate qua fuori alla Ma no, tutto vestito qua. Infatti, io ho detto che a Napoli ultimamente l'eleganza, però io per strada così non l'ho visto mai camminare. Sapete chi è lui? Mi interessa saperlo. No, se non mi interessa non lo dico. Dite sì, c'è qualcuno a cui interessa sapere chi è questo signore? Dite sì, dite sì. Grazie, grazie. Ma perché dopo porta? Perché non avete visto il suo blog. Lui è un grande critico teatrale. Grazie. Giuseppe Giorgio, grazie, grande un blog che si occupa di tutti gli grazie, un grande attore che non ha bisogno di presentazione, Patrizio Rispo, il mio biografo, agiografo, perché per molti sei un santo, per molti sei un santo. Facciamo il miracolo, vediamo se riusciamo a farlo aspettare. Che dici, Patrizio, cominciamo, tu prima parlavi di tempo, quindi
cosa c'è migliore del tempo per iniziare con il tempo di un valzer? Che tempo è? Un valzer viennese. Tre quarti. Bene, il famoso valzer viennese, il sangue viennese, Johann Strauss. E andiamo in parte sul Danubio, trasferiamoci a Vienna. Devo salvare il coro o no? No, dopo, arrate. Cosa ascolterà il pubblico questa sera, qualche anteprima? Beh, ascolterà il celebre valzer Il sangue viennese, poi ascolterà brani dall'opera Carmen, poi ascolterà canzoni napoletane Tu che non chiagna, Buchel, poi ascolterà l'operetta Tu che mi hai preso il cuor, qualche operetta poco conosciuta tipo Il Paganini di Lear. Insomma, abbiamo veramente un bel, spazieremo in un bel genere di musica che va dall'Ottocento fino ai giorni nostri. I brani di appannaggio di Olga De Maio, del soprano Olga De Maio, quali saranno? Ma pur essendo soprano, a parte i brani d'operetta, canzoni classiche napoletane, quello che rientra maggiormente nel repertorio, stasera mi cimenterò in Carmen. Wow! Mamma mia! Può essere un po' più sensuale per tutti. Benissimo. Patrizio, invece i tuoi interventi poetici, su quali autori si fermeranno? Sì, musicisti e sì, cantanti, mi sa che stasera voglio cantare pure io. Wow! Peggio per loro, così sembrano a venire al concerto nostro. Io allora presento soltanto, posso cantare pure io una canzone? Canti con me, anzi mi date un'idea, canteremo io e Giuseppe e Giorgio stasera, non ve lo perdete. Pioverà. Già sta piovendo. Oh, già si è preparato. Ok, grazie. Bene, allora non ci resta che augurare per questo concerto di Capodanno un inizio strepitoso e che sia scoppiettante di musica e con tanta allegria e con tanta gioia di vivere che vogliamo trasmettere ai nostri spettatori stasera. Buon anno dunque, buon anno. Auguri a tutti. Riove fe per sobria e parla di allo.
Questa tua esperienza, ce ne vuoi parlare? Guarda, io mi diverto sempre di più a fare questa sorta di interventi artistici con le orchestre, con il coro, l'ho fatto col San Carlo, con parecchi gruppi musicali. Ed è una forma di spettacolo, secondo me, che funziona, è molto carina perché ti permette di avere un contatto diretto col pubblico, di giocare con i musicisti, di ascoltare della buona musica, e credo che le due ore passate con questo tipo di spettacolo sono piacevoli, anche perché il teatro ogni tanto qualche sorpresa la dà, sorpresa non tanto positiva, perché oggi diciamo che manca una drammaturgia che racconti il quotidiano, poi lo dico a lui, lui è un critico teatrale. Grazie. Cioè, il teatro deve raccontare la realtà, se no non interessa, se non quel pubblico che già è esperto, quindi va a vedere la, un po' come l'opera lirica, va a vedere l'esecuzione. Invece la gente vuole sentire parole nuove, fatti nuovi, vuole vedere il rispecchio della realtà e non sempre succede. Grazie Patrizio Rispo. Tu però stasera avrai un ruolo particolare, fare del tre di unione tra questi brani classici della lirica, dell'operetta, delle colonne sonore da film con la poesia, con dei versi poetici. Guarda, io voglio augurare al pubblico tuo e anche della serata di far riappropriare alle parole il gesto, l'azione che di solito consegue, perché sono anni che io sento parlare di fatti che poi non avvengono. Allora, col 2018, riappropriamoci del senso delle parole e facciamo quello che dichiariamo di fare o quello che sogniamo di fare. Quindi un inno alle parole stasera. Quindi in una umanità che sembra deridere gli ultimi superstiti delle arti, viva la poesia! Viva la poesia, viva la poesia, lì dove ogni parola è una frecciatina sul cuore. Bellissimo. Bellissima davvero, Patrizio. Cucina proprio. Auguri, buon 2018. Voglio raccontare un aneddoto per farvi percepire la sintesi, la grandezza di Edoardo, che era lapidario nelle sue cose. Dovete sapere, nel nostro lavoro, nel lavoro dell'attore, la cosa più faticosa, perché è un lavoro che noi facciamo con amore, quindi stiamo a orari, scopri, eccetera, ma lo facciamo con grande amore, la cosa che più ci nervosisce sono le attese. Come si arriva sul set, la prima cosa si chiede dove mi metto, no, perché noi siamo convocati con la truppa, no, se si sta alle ore mentre fanno le luci, mentre sistemano le cose, per cui queste attese sono note nel nostro ambiente. Un giorno Luca De Filippo andò dal padre, dopo tanti anni in teatro, e disse: papà, io quest'anno non vorrei fare tournée con te, vorrei fare un po' di cinema. Edoardo guarda e mi dice: trovate una seccia, perché il succo era quello. Saludamos a todos ustedes y bueno, pónganse en contacto con nosotros. Vengan a visitarnos. Un saludo. Hay muy buenos artistas, muy buenos músicos, muy buenas canciones. Así que los esperamos en Cuba. Sento nell'aria un gran profumo. Io non so che cosa ci stia preparando la nostra Valeria, poi
magari durante le puntate, se rimanete sintonizzati con noi in queste due orette, vedrete che spettacolo di, insomma, è bravissima anche in cucina, io non so che dire, sono veramente disarmata dalla tua preparazione in tutto, in tutte le forme, ovviamente di arte, perché anche questa è un'arte. E allora invece ci colleghiamo con un'altra che è bravissima in cucina, questa volta specializzata in dolci, non solo tipici della sua Napoli, e sto parlando di Valentina Vallico con le torte di Vale. Sentiamo un po' che cosa ci ha preparato oggi. Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina, io sono Vale e questa è la mia rubrica Le torte di Vale. Oggi insieme prepareremo la caprese al limone, che è un dolce della tradizione napoletana della mia terra, un po' rivisitata perché non la facciamo al cioccolato ma bensì al limone. Ora vi faccio vedere gli ingredienti. Ci occorre la farina di mandorle, zucchero a velo, buccia di limone, burro, limone e limoncello, fecola di patate, un pizzico di sale che aggiusta un pochino tutto, è quello che, diciamo, mette in ordine tutti gli ingredienti, le uova che ho separato da albumi e turli, ovvero i bianchi e i rossi, e 3 uova intere. Procediamo. Lavoriamo insieme il burro, la prima parte di zucchero. Lo preferisco a velo perché, essendo più fine, si amalgama meglio agli ingredienti. Lo lavoriamo insieme. Ad amalgamarlo ma non a montarlo. Vi faccio vedere cosa intendo per amalgamato allo zucchero, e non è montato, quindi non deve diventare bianco e spumoso, ok? Iniziamo ad aggiungere un uovo per volta, mi raccomando, uno alla volta, poiché già la temperatura delle uova sarà sicuramente diversa da quella del burro, che vi consiglio di tenere a temperatura ambiente. Nel momento in cui andiamo ad aggiungere le uova troppo velocemente, il burro si separa e ci fa tanti granellini piccoli che magari poi dopo non vanno bene. Il burro al nuovo ingrediente amalgamandolo bene. Quando il primo uovo o tuorlo, a seconda di come volete iniziare, è ben amalgamato, procedete con il resto. Per fare i dolci ci vuole pazienza e soprattutto tanto amore, quindi mi raccomando, il giorno che siete un po' più rilassati, che avete, non lo so, degli ospiti o una persona speciale, potete mettervi all'opera. Magari la giornata che non è andata tanto bene, lasciamo stare. Vi ricordo che per qualsiasi cosa potrete contattarmi e vi spiegherò qualche passaggio che magari vi è sfuggito oppure non avete ben capito. Thank you.
Una volta amalgamate tutte le uova, sia le uova intere che i tuorli o i rossi d'uovo, iniziamo ad aggiungere la farina. Facciamo in questo modo. Mettiamo tutte le farine insieme, farina di mandorle, fecola di patate e farina 00, e la giriamo con una frusta. In questo modo la stiamo setacciando, diciamo così, alla buona. Li amalgamiamo fra di loro e aggiungiamo anche il pizzico di sale e una bustina di vaniglia, oppure se preferite aggiungiamo anche il pizzico di sale e una bustina di vanillina, o se preferite i semi di vaniglia pura. Li amalgamiamo fra di loro e iniziamo ad aggiungerle all'impasto precedente, un po' alla volta. Sempre delicatamente, un po' per volta. Una volta amalgamate tutte le farine, procediamo con la buccia di limone, abbondante, mi raccomando. E un po' alla volta il succo di limone e il limoncello. Mamma mia, che odore! Beh, i limoni sono un po', diciamo, il dono della nostra terra, che sia Sorrento, che sia Procida, e continuiamo così. Qualche volta poi magari, se ci riusciamo, oppure sul mio blog vi darò la ricetta per fare il limoncello e vi spiego anche un pochino come si può procedere. Poi se volete vi invio i limoni. Ok. Ok, una volta amalgamato tutto questo, montiamo i bianchi a neve con la restante parte di zucchero a velo. Mi raccomando, assicuratevi che siano ben fermi. Abbiamo montato gli albumi a neve. Ci sono vari trucchi per sapere se sono pronti. Quello più che mi è a cuore è quello della mia mamma, della mia nonna, delle mie zie, ovvero questo. Se non si muovono, sono montati. Ma un'altra cosa che ci può dire che sono ben fermi è quando inizia, in gergo si dice, a scrivere, ovvero che le fruste iniziano a fare un pochino di disegnini sopra. Ok, andiamo ad amalgamarli, mi raccomando, delicatamente dal basso verso l'alto, facendo sempre lo stesso movimento. Io vi consiglio di unire gli albumi almeno in un paio di volte, non più di tre, non meno di due. Ok, dal basso verso l'alto, in questa maniera. Vi assicuro che l'odore è veramente inebriante. Mi raccomando, utilizzate i limoni non trattati, ovvero non quelli che hanno quella buccia molto lucida. Preferite quelli un pochino più porosi, che magari all'occhio sono meno belli. Una volta amalgamati tutti gli albumi, prepariamo una tortiera con burro e farina. Ora vi insegno un trucco per far sì di proteggere ancora di più la vostra torta. Prendete un pezzetto di carta forno quadrato, lo piegate se stesso in questa maniera, in quattro, fino a che non lo ripiegate ancora e formate un conetto. Prendete la misura dal centro della tortiera fino al bordo, in questo modo, tagliate l'eccesso
acqua, ottenendo così un cerchio di carta forno che i francesi chiamano cartouche. Lo poniamo al centro della nostra tortiera, facendolo aderire bene. Ok, e versiamo il composto all'interno della tortiera. Io ho utilizzato una tortiera di diametro 34, poiché la mia famiglia è un pochino numerosa, e vado ad infornarla a forno statico, mi raccomando che sia preriscaldato, a 160 gradi, anche 180, il mio è un po' forte, quindi preferisco metterlo a 160, in questo modo, senza ventilazione, per circa 40 minuti. Dopo 40 minuti questo è il risultato, pronta per essere sfornata e cosparsa di zucchero a velo. Un bacio a tutti e alla prossima ricetta. Ciao Leti! Amore, amore mio, mamma mia! Ma avete visto che splendide creature? Loro credo che siano i padroni reali di casa. Li abbiamo già presentati, già insomma li avete visti nelle precedenti puntate di BD Blu, e continua BD Blu perché arriva lei, strepitosa più che mai, arriva Tiziana Palazzo con Overego, eccola qua. Ciao, bentornata. E benvenuti ancora una volta nel nostro angolo meraviglioso che si chiama Overego. Overego è una piattaforma multidisciplinare e multiesperienziale creata apposta per te, per creare la vita che meriti, dove trovare ispirazione, strategie e tecniche per renderti la vita più semplice, più facile e soprattutto più in linea con quello che ti sta davvero a cuore. Oggi chi ci scrive? Ci scrive Valeria da Cosenza e ci dice e ci chiede: la solitudine perché ci pesa così tanto? Interessante domanda. La solitudine è sicuramente quello che significa per te, ne abbiamo già parlato in precedenza e ne continueremo a parlare finché ce n'è. La prima domanda da farsi di fronte a una frase, a una parola generica, è: che cosa significa per me solitudine? E quello già è un primo indizio. Naturalmente ci sono dei percorsi che si possono fare per aumentare la confidenza con se stessi e soprattutto per ritrovare quella comunione con la propria interiorità e comprendere che la solitudine in realtà non è isolamento, perché se pensiamo ad esempio ai monaci tibetani, ad esempio, o anche ai famosi asceti, in realtà dovrebbero aver sofferto di solitudine, eppure no. Ma voi mi direte: ma quella è una loro scelta, certamente io non voglio fare né il santo né l'asceta né anche il monaco tibetano. Ed è proprio per questo che vi invito a investire del tempo nella natura con voi. Infatti le ultime ricerche dimostrano che 50 minuti nella natura, nel silenzio, solo nello stare, nell'osservare la natura, vi aiutano a stare meglio e quindi trasformare quella che tu consideri la solitudine in un grande momento di comunione e incontro e di riconnessione con te stessa. Provare per credere. Ciao, alla prossima! Salve, sono Salvatore Licata. Sono un criminologo e oggi vi vorrei parlare di un tema molto delicato, dello stalking. Questo titolo, questa parola purtroppo tristemente citata in tante situazioni televisive a causa di decessi, di omicidi, eccetera. Oggi però non vi voglio parlare di omicidi, ma l'intervento che adesso esprimo in due minuti è quello legato alla prevenzione. Cioè affinché i comportamenti delle persone possano tutelarle e affinché non possa capitare qualcosa di spiacevole. Prima di tutto, lo stalking è definibile come comportamenti intrusivi. Cosa vuol dire? Che all'interno della cornice di una relazione di tutti i giorni, che magari avviamo con persone che conosciamo già,
o con persone nuove, queste cornici di rapporto, che possono capitare in termini eterosessuali o omosessuali, sono a rischio. Sono a rischio nel momento in cui non è una normale relazione, ma gli aspetti intrusivi da parte di uno dei due elementi che costituisce questa relazione si fa pressante. In questo caso gioca un fattore di incolumità. Ecco che se scattano dei meccanismi di preoccupazione bisogna notarli subito attraverso, ad esempio, una comunicazione distorta. Il fatto di essere molto ricercati o attraverso il telefono, sms, mail, bigliettini lasciati nei posti e postiti nei posti più incredibili, in macchina, dove è arrivato al parcheggio, o vi incontrano direttamente seguendo i vostri luoghi di vita quotidiani. Questo ha un aspetto appunto di notevole rischio rispetto alla vita di tutti i giorni. Ecco che la sollecitazione in termini preventivi vuole sottolineare quello che sono dei rischi. Allora, a questo punto, i segnali sono di una comunicazione distorta e quindi una disparità di percezione tra il molestato e il molestatore. Magari da parte di uno sembra essere normale il fatto di ricercarvi molto con questa parvenza di legame emotivo, affettivo, amoroso. State attenti, provate a porvi davanti a queste relazioni in modo oggettivo. Non è semplice. Se conoscete qualcuno che è esperto, fatevi aiutare, ve lo consiglio, ne va della vostra incolumità. Prima di tutto di vita di tutti i giorni, per vivere più tranquilli, per non soffrire di insonnia, per non farvi rovinare la vita di tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima. Salvatore Di Catta. Ci scrive una nostra amica da Padova che ci saluta e ci sta seguendo proprio in questo momento e ci scrive: ciao Tiziana, vivo nella stessa casa ma nell'appartamento 18 di mio figlio. Da quando si è sposato io continuo a tenermi tutto in ordine, ma mia nuora non apprezza ciò che faccio. Cara Marisa, dammi indietro la chiave, dagliela. E sai anche perché? Perché noi mamme, io sono una mamma di un ragazzo di 30 anni, oltre che di un ragazzino ormai che va per i 14 anni, tendiamo a voler continuare questo rapporto, tra virgolette, di controllo di nostro figlio. Ma ti sei accorta che si è sposato? Perché in quasi tutte le tue affermazioni, tranne quando sei costretta a parlare di tua nuora, e cioè quando dici: da quando si è sposato io continuo a tenere tutto in ordine, ma mia nuora non apprezza, ecco, l'hai soltanto presa in causa solo per far sottolineare che non ti apprezza. In realtà tuo figlio ora è un uomo sposato, è vero che abita nell'appartamento di sopra, ma è vero anche che ha diritto alla sua privacy. Prova a pensare come sarebbe stato se tu, alla loro età, in un matrimonio fresco, avessi avuto questa continua presenza di tua suocera. E allora rifletti un po' su questo e se vuoi davvero dargli una mano, magari riunitevi durante un bel pranzo domenicale o magari una situazione magari più leggera del settimanale e parlatene. Come posso esservi d'aiuto? E qualsiasi cosa ti chiedano, accettala, perché quella è davvero la formula per aiutarli davvero. Ciao Marisa, alla prossima! Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I
flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. D'altra parte, Valeria, la famiglia, vedi, dal mio punto di vista, per la mia esperienza, non è solo, io dico sempre che ci sono due tipi di famiglie, no? Una, quella da cui nasci, certo, e che è quella che dico sempre ti ha messo i semi dell'evoluzione, perché spesso non sempre i rapporti di famiglia sono equilibrati, no? E magari ci sono delle famiglie disfunzionali. E in realtà questa disfunzione è un'opportunità dal mio punto di vista. Perché? Perché da bambino apprendi come non funziona. Quindi hai, da un certo punto di vista, delle già dei compitini, no, nella vita,
su cui lavorare per evolverti. E poi c'è invece la famiglia che ci scegliamo, come ci siamo scelte io, te, esatto, Letizia, le persone che ci circondano e che noi in qualche modo amiamo frequentare. Quelle poi anche lì c'è, secondo il mio punto di vista, da fare un bel bivio tra quelle che sono di passaggio e quindi sono quelle persone con cui magari apprendiamo, viviamo dei momenti anche intensi, no? Durante, certo, la vita. Sì. E poi dopo, in qualche modo, anche quasi fisiologicamente, si lasciano un po' per strada. E poi invece ci sono quelle persone con cui noi lavoriamo tutta la vita, ma lavoriamo su di noi e con gli altri, con cui diventiamo grandi. Tu che esperienza di vita hai riguardo la famiglia? Ehi, la famiglia è per me è la cosa fondamentale per la mia vita, anche se una famiglia mia, da quando sono andata via dai miei genitori, purtroppo per mio diciamo difetto non sono stata capace di tenermela. Ok, cosa intendi tu per difetto? Difetto? Forse non avevo capito bene l'esempio che mi hanno dato i miei genitori. Interessante. E quindi adesso lo ammetto pubblicamente, io ho sempre tradito. Va bene, ma questa è una cosa interessante, perché per esempio, grazie intanto perché è una cosa molto delicata. No, ma Tiziana, tu devi sapere che io ho ammesso questa cosa pur pensando, come ho detto prima, che la famiglia è la cosa più importante, più importante. Adesso faccio una parentesi, che ho trovato Alfonso, il mio compagno, veramente, e questo ho scoperto il vero senso della famiglia, il vero senso della condivisione. Della, ecco, condivisione. Quello che tu hai appena detto, condivisione e il senso della famiglia, no? Allora, molte persone cercano fuori quello che non hanno prima scoperto dentro. E questa è la domanda che ti faccio. Tu prima hai fatto un percorso, no, in cui tu hai detto: io ho sempre tradito. Ma perché? Perché in qualche modo probabilmente c'erano delle dinamiche particolari che ti portavano ad avere anche quasi paura, no, di una relazione. Sì, che poi Tiziana, dopo te le inventi. Certo, perché le scuse, cioè trovi sempre qualcosa che non va. Sì, finché... che comunque ritengo, se posso permettermi, che chi ama non tradisce. Perché quindi, è una scelta. Questa cosa mi ha portato a pensare che dovevo arrivare dove sono adesso, hai capito? Cioè il percorso era di arrivare ad adesso. Ecco, adesso questa il famoso qui e ora che tu stai dicendo è una cosa fondamentale, ma la cosa più importante è che quando a volte ci troviamo nella vita, no, e diciamo: ho perso 6 anni di vita con quella persona lì, ho buttato via. No. Non è vero, perché quel percorso di vita è fondamentale per arrivare al momento presente. E poi riuscire a lavorare sullo stare qui e ora, perché tu oggi sei grata, no, di questo incontro. Quando, ad esempio, ci sono varie scuole di pensiero, tu lo sai, perché insomma sei una donna evoluta, ma l'uomo eletto, la donna eletta, cioè il partner, perché può essere veramente anche un'amicizia, certo. C'è gente che è vocata per le missioni, c'è gente che nasce, no, per vocarsi diversamente, quindi l'elezione in generale esiste, ma esiste e la manifesti nella misura in cui tu ti sei riconnesso profondamente con te stesso e conosci tutto di te, tutto. Cosa intendo? Quelli che vengono etichettati difetti non sono difetti, ma sono caratteristiche e punti di miglioramento. Ma se tu inglobi tutto, cioè il mio bello, sono simpatica, sono allegra, sono empatica, e anche stavolta mi gira un po' storte, no? E quindi magari a volte ho anche il carattere un po' burbero, magari se riesco ad amarmi in tutta questa complessità, cambiano le frequenze. Ormai gli studi delle neuroscienze sono stati chiari. Vado a girare le patate. Vai, intanto vengo con te. E ti dicevo, per cui, intanto che giri le patate, perché poi vedo che hai fatto i cavolfiori, mi fanno un'acquolina in bocca, i cavolfiori, ma con la besciamella li hai fatti. Sì. E la cosa veramente poi importante, per la mia esperienza, è andare prima di tutto a innamorarsi di se stessi. Se io non conosco me stessa, come si fa, secondo te, ad amare qualcun altro o attrarre qualcuno che ci ami? Tenderemo in qualche modo a cercare di piacere a qualcun altro, trovi?
e quindi a perdere la nostra identità. Sì. E poi all'improvviso ce ne usciamo con la frase: ma lui o lei o insomma il partner non era così all'inizio, no? Non era così all'inizio. Ciao Bidi Blu! Da Marco Fabbri, Giulia Regain, cioè Zona Magica, dove tutto può accadere. Senti il profumo, ma che cosa ci stai preparando? Allora, per le mie ospiti eccezionali, Letizia e Tiziana, sto preparando, allora, di primo un risottino allo spumante, di secondo un arrostino con le patate, che sono piene di aromi, una bella cipolla tagliata. E vai! Belle toste, saporite, sì, e l'arostino invece semplice, sì, è caro. Io sento dei profumi nell'aria che sono fatta, mi riportano a quando ero piccolina, quando alla mattina, la domenica mattina che rimanevi a casa da scuola, no? Si sentivano già gli odori del mangiare della nonna che cucinava, no? Nella cucina, quindi io ti ringrazio per avermi dato questo ricordo fantastico che mi riporta un po' indietro a quando ero più piccolina, adesso sono diventata. Allora prenotatevi tutte le domeniche perché qui è così. È così. Ma è così anche un po' a tutte le case dei noi romagnoli, perché c'è proprio un rito, e questo magari me lo potete confermare anche voi da casa. Sicuramente in ogni casa, almeno. Ma penso di tutti gli italiani, anche quelli che ci stanno seguendo, anzi li salutiamo, gli italiani all'estero che sono tantissimi, sono tante le comunità di italiani che ci seguono e che tra l'altro mi scrivono che si sentono anche un po' più a casa, no? Perché lontano per un motivo o un altro, per lavoro o per altri motivi, si sono dovuti trasferire per tanti anni, ma seguono il nostro programma e si sentono ancora a casa. Quindi vi regaliamo così queste nostre immagini, sì, un po' familiari, perché io mi sento un po' in famiglia. E allora adesso, visto che si parla di cibo, di grande cucina, vi propongo una ricettina della nostra Federica Gif. Mi piace, mi fa bene. Ciao a tutti. Ciao, benvenute e benvenuti sul mio canale YouTube Mi Piace Mi Fa Bene TV. Oggi vi propongo una ricetta che può essere un'alternativa alla frittata classica, tutta vegetale, perché andremo ad utilizzare questa, che è la farina di ceci. La farina di ceci è molto 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 versatile, sappiamo che i ceci sono ricchi di fibre, sono ricchi di ferro, sono ricchi di proteine, insomma, perché farceli mancare? Arricchiamoci appunto con questi legumi davvero davvero preziosi, versatili, ma soprattutto buonissimi. In questa ricetta andremo a preparare una sorta di frittata che chiameremo farinata con all'interno delle erbe selvatiche. Io ho utilizzato le erbe selvatiche che ho trovato nel mio orto, però si possono utilizzare comunque anche, non so, delle bietole oppure degli spinaci, a seconda un po' di quello che avete voi a disposizione. Mi raccomando, se non conoscete le erbe selvatiche, non le raccogliete a caso, non tutte sono commestibili ed è meglio insomma esserne certi, essere sicuri. Io ho fatto diversi corsi, però io stessa vado sul sicuro e cerco di limitarmi ad utilizzare proprio quelle che conosco bene. Se ho dei piccoli dubbi evito di raccoglierle. Di solito si trovano molto facilmente le erbe, non so, della famiglia delle cicorie, quindi delle erbe abbastanza amare, anzi direi amare, proprio tendenzialmente amare, che vado ad ingentilire con delle erbe che invece sono più dolci, come le bietoline selvatiche, gli spinaci o i cavoli selvatici. Io spero che la ricetta vi piaccia, che sia di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere con un like a questo video. Se vi va, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e naturalmente sul blog, che è un punto fermo dove potete trovare non solo questa ricetta trascritta, ma tante altre. La farinata con le erbe selvatiche è una ricetta che decisamente mi piace e mi fa bene. Un bacione e alla prossima!
Ed ecco qua le infestanti che ho rimediato nel mio orto. C'è una grandissima varietà, prevalentemente cicorie, famiglia della cicoria, tarassaco, eccetera. E questi sono i pak choi, che sono ricresciuti selvatici nell'orto dopo che li avevo seminati. E le bietole rosse, gialle, eccetera. Insomma, tanta varietà, tanta bontà. Vado a setacciare la farina di ceci perché solitamente tende a formare dei grumi. Poi aggiungo l'acqua. Ecco, in fondo trovate naturalmente la grafica, come sempre, con tutti i dettagli. Vado ad aggiungere dell'aglio in polvere, del curry, della curcuma, un po' di noce moscata, che a me piace tanto. Se volete potete aggiungere anche un po' di scorza di limone, e poi aggiungo anche un pizzichino di peperoncino in fiocchi, e va bene anche quello in polvere. Se volete potete usare il pepe, che è sempre buonissimo, e delle erbe aromatiche. E io ho aggiunto solamente l'origano, ma starebbe bene molto bene l'erba cipollina, che però non avevo questa volta. Ho aggiunto un pizzichino di sale e lascio riposare. Ecco, la farina di ceci a bagno, così, deve stare per circa un paio di ore. A parte, ho lavato bene le mie erbe, che ahimè sono piene di terra o lumachine o cose così, quindi bisogna lavarle, almeno fargli tre lavaggi, e poi l'acqua la vado a riciclare, insomma, nelle piante. Io ho aggiunto, come avete visto, come sempre col mio metodo, l'acqua del bollitore già bollente, faccio prima, e poi le vado a lessare con un po' di sale per 5 minuti, ecco, è più che sufficiente, anche perché dopo cuoceranno in un secondo momento. Le trito bene, poi le vado possibilmente nel senso della lunghezza, così rompete la fibra e non è fastidiosa, insomma, quando la andate a mangiare, e la vado ad unire alla mia pastella di ceci che avevamo lasciato riposare per circa un'ora. Aggiungo anche mezza cipolla rossa, una cipolla un po' dolce, in questo caso ci sta molto bene, e vado a ungere la mia teglia. Ecco, sembra il dripping di Pollock. Quando, ecco, non siate troppo parche con l'olio, mettetene un pochino sul fondo perché la farina di ceci si attacca abbastanza. Io ho utilizzato appunto per questo una teglia antiaderente, ho trasferito tutto all'interno, distribuito bene, e ho aggiunto una spolverata di sesamo, una spolverata di pepe. Ecco, la cottura come indicato, modalità statico 200 gradi per circa 20-25 minuti, insomma dipende un po' dal forno che avete in uso. Io la vado a trasferire su un tagliere e la taglio, la porziono, e è buonissima, una cosa deliziosa, soprattutto il bordino che diventa un po' croccante. Vabbè, lascio giudicare a voi, spero tanto che questa ricetta vi sarà utile per i vostri pranzi veloci, pranzi e cene veloci. È una ricetta che mi piace e mi fa bene. Ciao, un bacione e alla prossima! Ma perché io adoro la musica, ce l'ho nel mio DNA, ormai lo sapete, non può mancare nelle cose che faccio, in tutti i miei progetti, qualcosa ci infilo, sia del ballo che dello spettacolo. Avete visto, c'è tanto movimento e ogni giornata di Billy Blue è sempre diversa, quindi vi invito a continuare a seguirci o in diretta oppure anche, insomma, su YouTube trovate tutte le nostre puntate, sui nostri social, così che possiate vivere insieme a noi le emozioni giorno dopo giorno. Continuiamo con il nostro programma, un altro collegamento, la vedo pronta in cucina, no, non lo so dove sarà perché lei poi gira il mondo, Barbara Babbi. Se si parla di Romagna si parla di piadina, di sangiovese, di buon mangiare, del benessere, allora lo facciamo in questo spazio insieme alla nostra esperta, la conoscete ormai nella sua, insomma, nella tua attività e non solo, perché insomma tu fai parte della nostra BD Blue Family già da questa edizione, anzi dalla scorsa edizione. Lei è Barbara Babbi, che insieme in compagnia di due ragazzi che presento e ringrazio sin d'ora, sono Michele e Martina, che stanno proprio lavorando. Sentite il profumo, è veramente pazzesco. Allora, prima abbiamo già parlato del nostro sangiovese, che insomma è un po', fa parte del nostro DNA, dei nostri romagnoli, ma non può mancare la piadina. Allora partiamo dalle basi, quindi qui abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono proprio per realizzare questo prodotto che, insomma, eccezionale, ci invidiano un po' dappertutto.
esatto, certo. Diciamocelo. Intanto buongiorno a tutti e adesso vi farò vedere la ricetta base per una piadina ed è un prodotto che tutti ci invidiano ovviamente. Quindi per un chilo di farina facciamo un piccolo cratere, diciamo in questo modo, dove possiamo mettere all'interno lo strutto, l'ingrediente base per la piadina fatta qui in Romagna tradizionalmente, oppure con l'olio extravergine d'oliva per una clientela, diciamo, vegetariana oppure vegana. E qui, insomma, intervengo un attimo, Barbara, perché sì. Poi dipende anche dal luogo in cui ci si trova, no? Perché già uscendo dalla nostra Romagna si fa fatica anche già a trovare lo strutto, no? Sì, è vero, è difficile. Quindi si può sostituire, come hai detto tu, con dell'olio? Sì, olio extravergine d'oliva. Noi abbiamo un olio buonissimo qui in Emilia Romagna che è quello di Brisighella, quindi è un DOP che abbiamo. Poi in Italia ce ne sono tanti altri molto molto buoni. Bisogna stare un po' attenti, diciamo, all'acidità dell'olio, che è dato comunque dalle olive, dalla spremitura, che può essere da una regione piuttosto che da un'altra, quindi quando è un po' più acido di solito ci si mette un po' meno olio. Ecco, questi sono piccoli accorgimenti che poi magari fanno ancora più buona insomma la nostra piadina. Esatto, mettiamo anche... In questo momento vedo che tu stai mettendo... Mettendo del sale di Cervia, quindi anche per quanto riguarda il sale non ci manca proprio niente, abbiamo anche il sale top di Cervia che ha una sapidità inferiore al sale da cucina classico ed è molto molto buono per la ricetta per la ricetta della piadina o comunque per fare pane, per fare anche altre cose. Ecco, procediamo con poi procediamo con altri ingredienti, mettiamo, abbiamo dell'acqua. Quindi esatto. Farina, sale, strutto oppure olio, acqua all'interno così del nostro cratere e poi mettiamo, come per far lievitare la piadina, come lievito il bicarbonato, un pizzico di bicarbonato di sodio. Ecco, qui già insomma abbiamo diverse versioni anche da pochi chilometri da un paese all'altro della nostra Romagna e lo si capisce, insomma si capisce proprio guardando la piadina da dove uno arriva, no? Perché dalla, diciamo, quella più assomigliante ad una sfoglia, quindi molto molto sottile, fino ad essere anche alta quasi, non dico 2 centimetri, ma in alcuni posti dell'entroterra lo si trova assolutamente. Quindi scoprite proprio guardando la piadina che state mangiando da che, insomma, dove città, siete, insomma, sì, vi trovate. E diciamo che partendo da una cattolica Riccione fino da quel posto lì, la piadina è molto, sottile sì, e poi andando su appunto, cresce come spessore, esatto, fino ad arrivare, diciamo, alla nostra che è 3-4 mm, questa sì. Piadina qui, che è la classica di Cesena, diciamo. Allora, tu prima hai nominato, hai detto DOP, che significa? Perché magari per chi ci sta seguendo lo vogliamo, allora, il insomma, DOP, spiegare. Intanto per l'olio extravergine d'oliva che si può utilizzare nella ricetta della piadina, è di origine protetta, mentre invece la piadina di per sé già dal novembre 2014 ha ricevuto l'IGP, l'indicazione geografica protetta, e per noi è evviva. Un punto d'orgoglio. Evviva la Romagna! Certo. Eccoci qua, allora tu procedi, l'acqua abbiamo detto che deve essere a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, esattamente, poi si può scegliere di fare un impasto di piadina sia con lievito che senza lievito, ad esempio nella zona del Riccionese viene utilizzata una ricetta anche senza lievito, una sfogliata molto molto sottile, poi di mano in mano che si avvicina verso il Ravennate si alza lo spessore della piadina. Non ne parliamo dell'entroterra verso la Toscana, perché non, lì arriviamo. Li sforiamo la regione, esatto. Sforiamo regione. La possiamo abbinare in questo caso col dolce salato, si sposa benissimo in tutti i modi, le cose. Con una crema di nocciola, sì. Con rucola, squacquerone e prosciutto crudo di Parma, quindi rimanendo sempre nella nostra regione in un'eccellenza di prodotto, oppure con un salame felino di Piacenza, sempre con rucola e squacquerone, anche lo squacquerone è insignito, diciamo, della DOP. Ecco, quindi... infatti qui volevo ringraziare anche la nostra amica Annalisa Raduano, che fa parte del caseificio Pascoli, che in questo caso ci ha omaggiato di questo squacquerone. Anche questo è una prelibatezza che si trova proprio solo esclusivamente nella nostra zona, quindi ringraziamo tutto, insomma, il caseificio che ci ha dato
ci ha omaggiato, perché poi dopo alla fine noi qui produciamo, loro producono ovviamente. E poi si mangia, e poi ovviamente. Si mangia, certo. Perché, e si ballerà, ovviamente. Ecco, vedo che tu fai qui una lavorazione particolare, quindi dal basso verso l'interno. Sì, cerchiamo di spingere con i palmi delle mani. E in questo modo, in modo da formare un panetto omogeneo che sarà poi il nostro prodotto finale, prima di andare a spezzettarlo e poi a stendere ogni piadina col mattarello. Stavo ovviamente. Sto sorridendo perché dunque, per una così una domanda a caso, se per caso ci si forma l'impasto un po' troppo molle duro, oppure duro, qualche okay. piccolo consiglio di qualche asdora che si improvvisa tipo me, no, che magari per fare un impasto del genere allora ci mette tipo un mezzo pomeriggio, no, perché ovviamente allora se è troppo ci vuole duro tempo per fare, sì, le cose ci vuole buone. Un po' di esperienza, però se diciamo è troppo duro l'impasto si può, ecco, sempre aggiungere qualche piccolo accorgimento. Si può sempre aggiungere un pochino d'acqua e l'acqua, non okay, c'è problema se, che non sia eccessiva, però ecco. Qualche millilitro d'acqua si può aggiungere per poter raggiungere un impasto che è lavorabile facilmente a mano. Esatto, noi abbiamo già pronto l'impasto, giusto? Certo, Barbara? Noi abbiamo già un impasto pronto. Per velocizzare i tempi televisivi, lo sapete, insomma. Anche abbiamo... perché poi la nostra in cui è presente il lievito ha un tempo, esatto, di lievitazione, e quindi il nostro è un impasto pronto. Perfetto. Che adesso andremo a vedere. Intanto nel frattempo che tu insomma ti lavori e i ragazzi stanno lavorando dietro, volevo ricordare appunto il tuo brand, no? Perché Piadineria Marina è un brand che è nato anche questo insomma nel centro, nel cuore della Romagna, ma ha fatto poi un giro del mondo alla fine. Sì, cioè... perché noi abbiamo aiutato ad aprire piadinerie un po' in tutto il mondo, da Parigi, Dubai, Los Angeles, in Germania, in Newcastle, in Inghilterra, e quindi con questo brand diciamo esportiamo la romagnolità e la piadina. Non ci serve nessuno per portare non so, un sacco di farina, che ne so, io mi prego. Ci serve sempre gente in gamba. Adesso chiederò magari alla Sara se per caso la fra... Tra l'altro, ecco, l'ho ricordato anche prima. Sì. C'hai insomma regalato questa sorpresa di questa troupe che è venuta insomma direttamente, sì, dall'Australia a registrare queste meravigliose immagini. Volevo ringraziarli proprio pubblicamente ancora perché sono doppiamente quindi emozionata con la mia troupe, ma anche questa, insomma, devo fare bella figura, non so se sbaglio o no, ma per fortuna non la cucino io, quindi insomma tranquilla a casa, ma anche quei nostri ospiti. Sì, ho invitato questa mia amica che abita da anni a Brisbane, in Australia, è appassionata di piadina e di cucina romagnola, quindi l'ho invitata proprio oggi per poter aiutarla anche in un documentario sulla Romagna da poter esportare in Australia. Guarda che ti sei messo in posa te, ma vieni meglio tu di me. Io concludo così questa nostra giornata insieme a loro, perché... insomma ci hanno accolto un po' anche loro nella loro casa. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia come sempre, spero insomma di avervi portato un pizzico della nostra allegria. Ovviamente vi invito alla prossima puntata di Bidi Blu insieme a tutti i protagonisti delle nostre puntate. Vi lascio in compagnia della nostra bellissima sigla di chiusura, The Secret Line, con Maria Lupoli e Marco Guaccio. Alla prossima, ciao dalla Romagna. Programma offerto da Orogel, buono per natura.